Benvenuti a Goal, la nuova trasmissione sportiva del sito della Gazzetta Ionica.it. Un ringrazio ovviamente alla testata giornalistica, alla famiglia Prestia per questa trasmissione e anche e soprattutto ai fratelli Arpi che si adoperano, Pippo e Giovanni, che si adoperano per portare avanti appunto questa trasmissione sportiva. Un saluto anche ai nostri ospiti di questa prima puntata di Goal, che sono il direttore sportivo del Santa Teresa Calcio, Enzo Filoramo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e con l'augurio che quest'annata possa essere sicuramente una stagione che evidenzi lo sport, che evidenzi il piacere di divertirsi in questi campionati dalla terza alla promozione. E faccio i complimenti ancora alla famiglia Prestia, come diceva giustamente Pippo, mi unisco a te per aver di nuovo iniziato un programma che sicuramente sarà seguitissimo. Un saluto anche a Santino Spadaro, tecnico della squadra del Forza La Croce Fidi di terza categoria. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Nuova trasmissione, come dicevamo, e nuovo studio. Avete visto qui queste tavole, queste poltrone che ci sono state date appunto dal mobilificio Puglisi di Sant'Alessio Sicolo. Un grazie va anche a questo nuovo sponsor della trasmissione Gol della Gazzetta Ionica.it. Iniziamo a parlare di calcio con Enzo Filoramo. Un campionato, quello di prima categoria, che vede la tua squadra in questo momento in testa alla classifica, ma soprattutto un'altra squadra della zona ionica, il Furci, insieme al Randazzo, guidate questo torneo di prima categoria. Un torneo che si sta presentando abbastanza difficile, ma nello stesso tempo anche affascinante. Sì, vi ho detto benissimo, è un campionato che sarà sicuramente molto, molto affascinante, considerate che nel giro di 3 punti ci sono 5 squadre, noi il Furci e il Randazzo, ma c'è la Belpassese e il Taormina che seguono a un punto, per non dimenticare il Bronte, che sicuramente è una squadra da vertice. Quindi queste sono soltanto le squadre che in questo momento stanno avendo un rendimento medio-alto, però ci sono anche altre squadre che potrebbero tranquillamente ancora venire fuori, come l'Atletico Petara, che noi abbiamo incontrato qua al Comune di Santa Teresa, che è una buona squadra. C'è l'Inessa Giarre, che ha avuto un inizio un po' difficile e che potrebbe tranquillamente rientrare. Quindi questo campionato che stiamo affrontando noi del girone E di prima categoria è un campionato secondo me molto difficile, perché ci sono molte squadre attrezzate. E a mio parere, dalle partite che ho visto, alle squadre che ho incontrato, posso tranquillamente dirti che secondo me è una promozione, una promozione B, rispetto alle squadre di promozione che ci sono, perché ci sono molti giocatori di categoria superiore che hanno militato in campionati come Eccellenza, Promozione, e che sono scesi in prima categoria per fare questo campionato. E queste squadre che ho menzionato prima sono tante squadre ben attrezzate e che annoverano fra le proprie file almeno 3-4 elementi di questo spessore. Poi avremo modo di parlare, non so, Randazzo, per fare qualche nome, i fratelli d'amico, avanti a Mirko Corrente, e i due esterni offensivi sono molto bravi, adesso non mi ricordo il nome. Il Bronte gioca ancora in Bresciano, che è uno che ha fatto tantissimi gol in questi anticampionati. Il Taormina è una squadra organizzatissima, guidata da un tecnico esperto quale Vittorio Schifillidi. Il Furci ha fra le proprie file dei giocatori di spessore come Beccaria, che non appena ci sono punizioni negli ultimi 20 metri diventa micidiale. Quindi la Belpassese, che l'anno scorso è arrivata seconda nel campionato e che punta a fare un altro campionato protagonista. Quindi tante queste squadre importanti, per non dimenticare, ribadisco l'Inessa Giarre, che è una squadra che ad oggi ha soltanto 4 punti, ma che a Giarre l'hanno strutturata questa squadra per poter risalire velocemente le varie categorie, per arrivare in una categoria minimo di eccellenza, che è una categoria minima per una piazza come Giarre. Santino Spadaro, allenatore del Forza Croce Fidi, un campionato che vi sorride in questo momento, visto che avete fatto due partite e due vittorie. Una squadra, la tua, quest'anno assemblata per poter lottare per la vittoria finale. E secondo te, alla luce di queste prime 2 giornate di campionato, questo torneo quest'anno, come con la divisione delle squadre ioniche, metà nel girone, diciamo, cosiddetto dell'Alcantara Ionico, e l'altra metà invece con le squadre che sono della città di Messina. Sì, Vippo, hai detto bene. In questo momento la classifica ci sorride, ma ancora credo che sia prematuro dire se questa squadra possa fino in fondo lottare a vincere il campionato. Sicuramente
Sicuramente io, come tutta la dirigenza e tutta la squadra, ci auguriamo di poter disputare un campionato di vertice. È prematuro, ripeto, poi sarà il campo a giudicare se nell'arco della stagione e soprattutto se abbiamo lavorato bene in estate, allestendo una squadra che possa lottare fino alla fine. Per quanto riguarda il discorso della divisione dei gironi, ti posso dire che sicuramente la Lega di Messina ha fatto questo per esigenze, perché c'erano la bellezza di 41 squadre, pertanto si è reso necessario suddividerle in tre gironi. Certo, credo che un po' di fascino il nostro girone ionico l'abbia perso, perché non poter disputare derby con lo Sparacona, con l'Aria Preziosa, con il Fiume di Nisi, anche se è un po' più distante, ma sono sempre delle partite particolari dove ci sono tanti amici e ti fa piacere sicuramente incontrarli. Comunque, in ogni caso, siamo stati inseriti in due gironi diversi, cercheremo di fare il nostro campionato nel migliore dei modi e poi a maggio vedremo. Enzo Filormo, tu un campionato di prima categoria già l'hai vinto con lo Sport Insieme. La squadra che siete riusciti ad assemblare quest'anno del Santa Teresa Calcio, secondo te può puntare decisamente a vincerlo questo campionato? Oppure questo girone, diciamo, è più difficoltoso di quando hai condotto tu lo Sport Insieme? No, è chiaro, non puoi fare dei raffronti, perché ogni stagione fa storia a sé, ogni campionato scrive una storia diversa. Quell'anno noi avevamo una squadra già ben strutturata, mi ricordo, siamo arrivati a perdere la finale playoff al 92esimo a Pedara, e lì abbiamo inserito due pedine importantissime, quale Fulvio Risiglione e Franchina, che poi peraltro non abbiamo mai potuto utilizzare, e abbiamo vinto alla grande il campionato. Questa invece è una squadra che è nata quest'anno. È una squadra che sulla carta è fatta sicuramente di ragazzi dello straordinario qualità, sia tecniche che umane, però da lì a dire che andremo a vincere il campionato ce ne passa. Ma dobbiamo in questa fase cercare di compattarci bene, trovare i giusti equilibri. Il mister sta cercando un attimino di far quadrare il cerchio, e non è una cosa semplice, perché sulla carta magari sembra facile fare formazioni, individuare moduli e così via. Quando invece te vai in campo diventa un pochettino più complicato andare a trovare i giusti equilibri, trovare il giusto affiatamento, però io penso che siamo sulla strada giusta. Santino Spadaro, abbiamo parlato in pratica di questa scissione che c'è stata nei due gironi di tutte le squadre ioniche. Secondo te, al di là di quello che hai detto poc'anzi, il campionato che ha guadagnato di più è quello messinese o quello che è rimasto, diciamo, nella zona ionica dell'Alcantara? Sicuramente stiamo parlando sempre di un campionato di terza categoria. Credo che il nostro girone sia un tantino più competitivo, sia per quanto riguarda anche i campi, perché vedo nel girone, ad esempio, B, dove è stato inserito fra tutte tipo lo Sparacona, che ci sono molte squadre che giocano a Galati in orari secondo me poco consoni, tipo alle 5 del pomeriggio, che d'ora in poi significa giocare già col buio, con un'illuminazione precaria e tutto il resto. Nel nostro girone magari ogni squadra ha il suo campo e poi vedo che ci sia qualche squadra un po' più attrezzata rispetto ad altre magari inserite in altri gironi. Enzo Filormo, ti aspettavo questa partenza del Furci in testa insieme appunto alla tua squadra Santa Teresa Calcio, che tra le altre cose ha vinto il derby contro di voi, e invece quello che sta deludendo un po', diciamo, in questo girone di prima categoria è il Giardini, che solo ieri in pratica è riuscito a fare questo primo punto in campionato. Ma sei Pippo sorpreso fino a un certo punto, perché il Furci è una squadra buona. Tu considerate che hanno un trio d'attacco formato da Beccaria, Galletta e Gianluca Finocchio, che è un 92,
che ce ne sono pochi secondo me in questa categoria con le sue qualità. A centrocampo hanno Cicala, che fino all'anno scorso militava con noi nello Sport Insieme, c'è Rito, che è un giocatore che la categoria lo conosce benissimo, per non parlare del reparto difensivo dove c'è Marco Tomasello, che penso che è uno dei centrali più forti della Riva Ionica. Quindi di conseguenza è una squadra che secondo me ha negli 11 abbastanza tante qualità, è molto equilibrata, magari non aveva un organico straordinario, però ha negli 11 secondo me una buona squadra. Quindi i 10 punti secondo me sono punti guadagnati, anzi qualcuno mi ha detto anche che domenica, dopo che perdevano sabato, dopo che perdevano 2-0, vincevano 3-2, c'è qualche rammarico perché sono rimasti in 8, potevano magari portare a casa 3 punti e contro una squadra importante come il Bronte, e considera che loro già hanno battuto il Randazzo che attualmente è in testa con noi in casa 2-1 qua a Furci, anche se magari il Randazzo allora aveva qualche assenza, però queste discussioni lasciano il tempo che trovano, poi alla fine contano i fatti, contano i punti che ci sono oggi in classifica. Piedi Furci secondo me sarà una delle protagoniste di questo campionato insieme ad altre squadre del girone, perché ha della qualità e nel calcio la qualità è fondamentale. Santino Spadaro, siete riusciti ad assemblare una squadra sicuramente migliore rispetto alla passata stagione agonistica. Basta guardare un po' l'attacco, avete preso Carpillo anche se ancora ha giocato poco, lo stesso Casablanca, quindi in difesa c'è stato qualche ritocco come pure a centrocampo. Secondo te questa squadra è più forte rispetto a quella dello scorso anno? Diciamo che ha perso il portiere De Gro, che l'anno scorso è stato determinante per farvi accedere ai playoff. Sì, Vippo, abbiamo perso De Gro come dici tu, ma secondo me Miceli è anche un ottimo portiere, tipo, non si discute il valore di De Gro, che ha giocato in categorie superiori. Ma parlando di un campionato di terza categoria, credo che con Miceli vada benissimo. Per il resto, la mia opinione è che sicuramente la squadra rispetto all'anno precedente indubbiamente abbia più qualità, perché come hai detto tu sono arrivati giocatori come Mastroianni, Casablanca, Carpillo, che è ormai un veterano diciamo di questi campionati, e ultimamente si è aggiunto anche Davide Carufi, anche se ancora non abbiamo potuto utilizzarlo al meglio. Certamente la squadra dovrà trovare una certa amalgama, comunque credo che ci siano i presupposti per farlo e per divertirci fino in fondo. Enzo Filormo, il Santa Teresa Calcio affonda le radici nell'Atletico Rocco Lomera, l'altra squadra di prima categoria che ha militato lo scorso anno nel girone del Messinese. C'è stata questa spaccatura in estate, che vi siete distaccati dallo Sport Insieme, senza entrare in polemica ovviamente di quello che avete fatto voi e di quello che hai dato tu allo Sport Insieme, l'hai portato in promozione, hai raggiunto insieme ai dirigenti anche la salvezza. Questa squadra che tu sei riuscita ad assemblare anche all'ultimo momento, questo bisogna anche dirlo, secondo te manca di qualche cosa? Ovviamente parliamo di Santa Teresa Calcio, soprattutto in avanti. Sì, hai detto bene, è una squadra la nostra che abbiamo assemblato negli ultimi 30 giorni estivi. È chiaro anche che noi facevamo affidamento inizialmente su una coppia d'attacco formata da Frazzica e Thomas Clementi, penso che sarebbe stata una coppia d'attacco di tutto rispetto in prima categoria. Purtroppo l'incidente a Thomas ci ha impedito di poterla avere a disposizione, però te do una notizia che facciamo gli auguri a Thomas. Sì, infatti do una notizia proprio in merito a Thomas, che proprio oggi mi è arrivata la notizia che può riprendere ad allenarsi, nel senso che può cominciare a fare un po' di corsetta, ha superato già tutti i test. E quindi mi auguro che nel giro di qualche mese di poterla avere di nuovo in organico, perché chiaramente uno come Thomas non lo puoi sicuramente regalare. Poi è chiaro anche che avanti, secondo me, Roberto Frazzica avrebbe bisogno anche di avere anche qualche altra alternativa, però trovare attaccanti oggi è difficilissimo da poter schierare, è difficile perché per attaccante io intendo anche le persone che facciano dai 15 a 20 gol, che poi quando uno fa 8, 9, 10 gol
Sì, è un attaccante, però alla fine è un attaccante che sta nella norma. E gli attaccanti, secondo me, con la maiuscola sono quelli che cominciano a fare dai 15 gol in poi. E in prima categoria e promozione, trovare entro i giocatori con queste caratteristiche ce ne sono veramente pochi. Lo Sport Insieme ha a fare le proprie file sicuramente degli attaccanti importanti. Tipo Frazzi sta segnando i gol importanti. Sì, gli altri attaccanti di Coltec, nella zona che ci sono importanti ce l'ha in questo momento lo Sport Insieme, perché ha Marco Antonio Prestipino, Dario Cannata che è un 93, Siano di Messina, quindi in questo momento lo Sport Insieme magari ha un certo numero di attaccanti nella zona, parlo di attaccanti proprio disponibili, noi invece in questo momento abbiamo magari solo Roberto Frazzi come vero attaccante, e speriamo di poter guardare più presto Thomas Clementi per poterlo affiancare e fare una seconda parte di stagione con due attaccanti di spessore in avanti. Poi abbiamo avuto qualche altra difficoltà d'organico definita agli juniores, perché purtroppo oggi trovare degli juniores di livello non è semplice. Però stiamo lavorando, abbiamo iniziato quest'anno un percorso che chiaramente non è che ti darà i frutti immediati, ma hai bisogno di tempo, il percorso di fare i campionati regionali, stiamo avendo difficoltà con gli allievi regionali, ma era messo in preventivo che chiaramente sarebbero avute difficoltà, quindi stiamo gettando le basi per poter nel giro di 2-3 anni avere un settore giovanile che possa tranquillamente essere il serbatoio di questa prima squadra, che come senior è sicuramente di prima fascia. Continua a spogliare, tu che conosci bene questo campionato di terza categoria, secondo te alla distanza si deve temere di più lo Sporting Giardini oppure l'Atletico Taormina o qualche altra squadra che in questo momento, tipo il Sauga, che potrebbe essere un outsider di questo torneo? Allora, a questa domanda diciamo che ti posso rispondere in parte, anche perché l'Atletico Taormina diciamo che è una squadra nuova, è una matricola, perciò non l'ho mai vista diciamo all'opera, so soltanto alcuni nomi tra cui i fratelli Brunetto, giocatori che ha una vita, che calpestano i terreni di gioco, sicuramente sono il fiore all'occhiello di questa squadra. E per il resto non l'ho vista ancora all'opera, perciò non ti posso dire se sarà una seria candidata alla vittoria finale, come lo stesso si può dire per lo Sporting Giardini, perché è una squadra totalmente rinnovata rispetto agli anni passati, tant'è che credo che abbia inserito almeno una decina di giocatori, ha preso i fratelli Tosto dal Francavilla, ha preso Graziano Peri, Morgante, Monforte, Simone Cortese che l'anno scorso, se non ricordo male, giocava a Gaggi. Comunque ha allestito sicuramente una squadra di tutto rispetto che sicuramente lotterà a vincere il campionato. Però a dirlo e poi a dimostrarlo sul campo ce ne passa. Il Sauga, come hai detto tu, rispetto agli anni passati, secondo me quest'anno parte un po' in sordina, perché magari ha giocatori meno rinomati e tutto il resto, ma secondo me può essere la sorpresa di questo campionato, può dare fastidio a parecchie squadre. Enzo Filoro, parliamo del calcio della nostra regione che è in Engera, nel campionato d'eccellenza che Taormina stenta, si trova al centro della classifica, lo Sport Insieme addirittura si trova nei bassi fondi. E secondo te c'è la possibilità queste squadre che si possano risollevare, ma nello stesso tempo diciamo che i nostri giovani del comprensorio ionico non riescono a sfondare, anche se in questo momento c'è un Ragusa su di giri nella Regina che sta facendo gol a grappoli, segna diciamo ogni domenica, e anche qualcuno che è passato nelle due mani, tipo Alberto Filiciotto, che mi sembra la scorsa domenica ha realizzato un bellissimo gol che gioca nel Montichiari. Poi c'è il famoso Miano a 37 anni che ancora è il capitano del Goa Ramo, sempre nella serie C2, quindi in pratica questo Maimone, che è uscito anche da te quando era allo Sport Insieme, che ha provato alla Regina, però dietro non vedo più nessuno. Come mai? E come mai, Pippo? Ma io non sarei così pessimista come dici tu. Intanto cominciamo a dire che il Taormina sta facendo secondo me benissimo.
perché è a mezza classifica, è campionato d'eccellenza, è una squadra molto giovane. Quest'anno hanno fatto una politica di investire molto anche sui giovani, hanno pescato molto qua anche sulla Riviera Ionica, hanno preso Blatti che era uno tesserato, un 94 di sicuro avvenire, e hanno preso Proteggenti qua dallo Sport Insieme, e hanno preso Di Bartolo, un 92, quindi stanno facendo una politica dove puntano. Soprattutto locale, Sì, dico. ed è quella secondo me la strada giusta, quindi sta facendo un campionato tranquillo, in mezza classifica, e mi auguro che si possono tranquillamente salvare. Per quanto riguarda lo Sport Insieme, io penso che questo è un periodo che può succedere, una stagione che tu becchi una o due sconfitte di fila, però il campionato non è un campionato molto lungo, quindi di conseguenza ci sarà tempo e occasione sicuramente per la squadra di Santa Teresa per poter risalire tranquillamente la china, perché dal mio punto di vista dà un buon organico e dà secondo me fra i migliori juniores della categoria, quindi penso che con l'andare avanti del campionato potranno tranquillamente superare questo momento di difficoltà. Per quanto riguarda invece in generale Gione, io invece ti posso dire che continua, invece questa presentazione, questo voler tirare fuori Gione dalla nostra Riviera. Considera che noi in questo momento abbiamo, dico noi perché a me fa piacere quando un ragazzo che ho allenato o che magari conosco della Riviera va a giocare in quelle squadre importanti. Considera che c'è Alessio Savoca che è il 95, che è nelle giovanili del Milazzo, lo stesso Maggiolotti che era nella città di Messina, Francesco 94 anche lui, sta giocando nelle berrette del Milazzo. Hai citato prima Peppe Maimone, Filiciotto e così via. Sai, non è facile piazzare ragazzi in categorie importanti, però se tu consideri che ogni anno, l'anno scorso Ante Maimone, quest'anno Ante Alessio Savoca nei Maggiolotti, e 94, 95, 96 Salimbeni che alla Regina Ante quest'anno è andato allo Sport Insieme. Quindi, secondo me, si sta nella nostra Riviera, ci sono dei ragazzi di qualità che chiaramente devono avere anche l'occasione per poter beccare la possibilità giusta, e poi ci sono un'altra serie di elementi per potersi affermare a certi livelli, però già far parte di organici professionistici come il Milazzo, la Regina, sicuramente già un biglietto, un'occasione importante per questi ragazzi, e mi auguro che possano loro continuare e andare avanti in una carriera professionistica, che poi alla fine se non vai nei professionisti e torni nei dilettanti, è chiaro che hai perso un'occasione importante. Io mi auguro che questi ragazzi invece possano sicuramente far bene nei prossimi anni. Secondo sarà l'anno della Robur e chiudiamo con te. Io me lo auguro sinceramente, perché alla Robur ho degli amici veri, quale Mimmo Moschella, quale Gianni Ruggeri, Lele Briguglio, questi sono amici, perché sai, si parla sempre di amici nel mondo del calcio, però poi alla fine di amicizie vere e proprie ce ne sono poche. E io posso dire tranquillamente che questi che ho menzionato sono, tutto rispetto per gli altri, sono tanti amici a cui auguro veramente che possano vincere questo campionato, perché già ne hanno perso due sul filo di lana. E siccome io so cosa vuol dire perdere un campionato sul filo di lana, mi auguro che loro quest'anno possano finalmente raggiungere questo obiettivo, anche se non sarà facile, però vincere non è mai facile a nessun livello. Santino Spadaro, si parla di strutture sportive, penso che a Forza Agro questo problema non c'è, e soprattutto mi sembra che c'è anche un'amministrazione che vi segue abbastanza. Sì, in giro c'è un problema delle strutture e impianti di calcio. A Scifì, tutto sommato, non ci possiamo lamentare. Abbiamo un campo dove giocare, dove allenarci, spogliatoi agibili. Un'amministrazione, diciamo, che fino ad oggi è stata sempre attenta alle esigenze della società. Non abbiamo visto il sindaco ancora a seguire la squadra. Il sindaco non l'hai visto probabilmente ieri, che è stato il debutto casalingo, probabilmente ha avuto degli impegni personali, ma ti posso dire che era presente alla prima partita di campionato a Giardini. Si conclude qui questa prima trasmissione di gol della Gazzetta Ionica. Prima di ringraziare coloro che hanno partecipato a questa prima trasmissione, vorrei dare un saluto a tutti coloro che ci seguono da lontano, soprattutto in tutta Italia, ma anche dagli altri paesi, non soltanto europei, ma anche dell'America, visto e considerato che questo mezzo ci porta ad essere presenti, cioè quasi in tutto il mondo.
Un grazie ovviamente a Enzo Filormo per questa prima trasmissione, come dicevo, di gol. Abbiamo cercato di approfondire gli argomenti e soprattutto di parlare delle loro squadre per vedere come andrà a finire, diciamo, questa annata calcistica. Abbiamo fatto delle anticipazioni, ma sicuramente ovviamente il Santa Teresa Calcio di Enzo Filormo sarà una squadra protagonista in questo campionato di prima categoria. Un grazie quindi per la sua partecipazione. Grazie ancora per l'invito e arrivederci alle prossime trasmissioni. Buonasera a tutti. Un grazie anche a Santino Spadaro, allenatore della squadra del Forza d'Agro Scifi, una compagine che lotterà sicuramente fino all'ultimo per vincere questo campionato. Rinnovo i saluti, un grazie particolare a questa trasmissione. Al mio amico Gianni Arpi e Pippo Trimarchi, e a un arrivederci al più presto. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa, sempre con attenzione, ovviamente a tutti gli appassionati. Un augurio, visto che è la prima trasmissione, questa gol della Gazzetta Ionica, a tutti gli addetti al lavoro, cioè dagli arbitri, ai dirigenti, ai giocatori e agli allenatori. In bocca al lupo a tutti.